Ciao a tutti, io sono Riccardo Scaffidi di Idee Sottosopra. Oggi sono qui con Marco Marrone e Savino Balzano per parlare di lavoro e della crisi del mondo del lavoro, che è un tema che sicuramente sta a cuore a tutti noi. Entrambi i nostri ospiti di oggi si sono occupati di questo tema sia come studiosi sia come attivisti, in particolare Savino nella sua esperienza di sindacalista e Marco nelle file del movimento Riders Union Bologna, di cui dopo comunque parleremo. Prima di iniziare, lascio direttamente a voi la parola per far sì che vi presentiate, magari partendo da Savino. Allora, intanto grazie per l'invito, buongiorno a tutti, io mi chiamo Savino Balzano, mi occupo di lavoro e diritti legati al lavoro, che poi in realtà significa occuparsi di Costituzione e cittadinanza, inevitabilmente. Lo faccio come sindacalista, lo faccio come autore perché scrivo e parlo di lavoro, diciamo, ecco. Tu Marco, cosa ci racconti? Io invece sono Marco Marrone, sono un ricercatore in sociologia dei processi economici e del lavoro all'Università del Salento. Mi sono occupato in particolare negli ultimi anni di lavoro di piattaforma e a partire dal food delivery, ma non solo, come appunto ricordavi anche tu. E sì, sono un attivista anche della rete di Democratizing Work, che appunto è una rete che nasce durante la pandemia e che appunto vorrebbe provare a ripensare i processi di democratizzazione del lavoro, di mercificazione della società e anche di decarbonizzazione della produzione. Perfetto. Partirei direttamente con una domanda a Savino. Tu, Savino, hai scritto un libro molto interessante, anche molto agile nella lettura, essendo molto breve, che si intitola Pretendi il lavoro. E in questo testo tu fai una panoramica, anche storica, tramite cui mostri come il mondo del lavoro degli ultimi anni sia stato modificato da tutta una serie di interventi legislativi, primo fra tutti il Jobs Act, che hanno, diciamo, eroso i diritti sanciti nello Statuto dei lavoratori, creando quindi nuove forme di precarietà. In particolare tu nel testo distingui tra precarietà del lavoro e precarietà nel lavoro. Ti chiederei quindi di spiegarci innanzitutto il significato di questa distinzione che tu operi e poi di parlarci un po' anche appunto di queste riforme in materia del diritto del lavoro che hanno caratterizzato la politica degli ultimi anni. Ma intanto grazie per la domanda. Quello che mi ha spinto a scrivere quel primo libro e poi in realtà è ciò che mi ha spinto a scrivere anche le cose che ho scritto dopo, è il fatto che ad un certo punto mi sono reso conto di come il mondo del lavoro sia al centro di una propaganda continua e costante che in qualche modo si sforza di disegnare un mondo del lavoro che in realtà non esiste. Le riforme del mercato del lavoro nel nostro paese hanno avuto tutte una caratteristica comune che ha in qualche modo dimostrato come su certi temi, in particolar modo su quello del lavoro, ci sia sempre stata una sorta di intesa bipartisan, trasversale a tutte le forze politiche di sistema, a tutte le forze politiche che alternativamente guidano le sorti del nostro paese. L'agenda è sempre stata caratterizzata dalla volontà di introdurre ferocemente elementi di precarizzazione del mondo del lavoro. All'interno del libro che citavate, io distinguo tra precarietà del lavoro e precarietà nel lavoro. La precarietà del lavoro è una precarietà che viene introdotta nella nostra esperienza giuridica già a partire dagli anni 90. In realtà questo avviene con il sopravvento del modello capitalistico neoamericano sul modello capitalistico renano, per utilizzare una dicotomia di Albert. Diciamo, grazie a logiche che erano logiche esterne al nostro paese, che venivano imposte
dall'esterno, ad esempio nell'area OCSE c'è uno studio molto importante che non viene sufficientemente citato, che è Job Study del 1900, dei primi anni 90, e con questo studio si dettava proprio quella che poi sarebbe stata l'agenda dei decenni successivi in merito alle forme contrattuali del lavoro. E si affermava che i contratti di lavoro atipici, i contratti di lavoro non standard, cioè i contratti di lavoro che venivano chiamati flessibili, che venivano ricondotti a quella che loro definivano flexicurity, dovessero assumere un ruolo di centralità nel mercato del lavoro, e dunque i contratti di lavoro a tempo determinato, i contratti di lavoro interinale, formule di lavoro intermittente, formule di lavoro ibride tra l'autonomo e il subordinato, part-time involontari, perché la flessibilizzazione riguarda anche gli orari di lavoro, oppure formule contrattuali che vengono impropriamente adoperate in ambito del lavoro, come contratti di formazione, come stage o alternanza scuola-lavoro. Ed ecco che il contratto tradizionale di lavoro, ovvero il contratto di lavoro a tempo indeterminato full-time, ha perso quella centralità che invece era sua propria nelle tradizionali logiche del lavoro. Ma questo non bastava, perché lo stock in ingresso nel mercato del lavoro è stato modificato in questo modo, dando grande spazio ai contratti di lavoro atipici, che oggi rappresentano la stragrande maggioranza dei contratti di lavoro in ingresso. Però c'era un grosso stock di lavoro già consolidato che era invece ampiamente protetto. E questo è stato destrutturato con la precarietà nel lavoro, che è la precarietà del quotidiano dell'attività lavorativa, con il tentativo di liberalizzare il controllo a distanza, Jobs Act, il demansionamento, ancora Jobs Act, e con la destrutturazione del diritto alla reintegra in caso di licenziamento illegittimo, governo Fornero e Jobs Act ancora una volta. La volontà, soprattutto in fase di parentesi emergenziale, è stata quella di destrutturare i diritti civili del lavoro, io così li definisco, per andare poi a incidere su quelli politici, ovvero sia per disinnescare la partecipazione democratica dei lavoratori sui luoghi di lavoro e in generale nel paese. Le riforme del lavoro nel nostro paese sono state riforme principalmente di potere. Passando invece a te, Marco, tu hai scritto un libro, anche questo molto interessante, che anche questo mi sento assolutamente di consigliare, che si chiama Rights Against the Machines, che è più focalizzato su, i problemi legati, diciamo, alle piattaforme digitali, che come tu spieghi sono sempre di più in espansione, sempre più utilizzate e sempre più presenti nelle nostre vite per diversi aspetti. Tu inizi proprio il libro dicendo adesso per ordinare del cibo, per affittare una casa, vacanze, eccetera, eccetera, per diverse cose passiamo attraverso delle piattaforme. Queste piattaforme digitali, come tu spieghi, sono diciamo, circondate da tutta una retorica che le esalta e esalta la loro capacità di offrire un lavoro in forma flessibile, c'è un po' la retorica del lavori quanto vuoi, quando vuoi, come se queste piattaforme fossero in grado di offrire un lavoro, diciamo, completamente autonomo. Qual è invece la realtà dei fatti? Nel senso, come funzionano queste piattaforme, di cosa si tratta innanzitutto e come gestiscono la forza lavoro? E ti chiederei di spiegarci se si tratta davvero di, appunto, di un caso di lavoro smart, autonomo e libero, oppure se non si tratta invece di un lavoro, diciamo, di fatto subordinato, senza però le tutele tipiche del contratto, insomma, da dipendente. Sì, grazie mille della domanda e grazie mille dell'invito. Diciamo che potrei rispondere partendo un po' anche dalle cose che diceva Savino prima, cioè c'è stato un processo di precarizzazione che è stato indubbiamente sul campo delle riforme, della legislazione, di quello, come dire, che è successo sulle leggi sul piano formale. C'è stato un altro processo di precarizzazione che in realtà è venuto fuori, come dire, grazie alla capacità delle tecnologie digitali di trasformare il lavoro, ok? E di renderlo in un certo qual modo sfuggente a quelle che sono le tradizionali categorie con la quale ci si è interfacciati. Questo è quello che, come dire, è successo, sta succedendo negli ultimi anni, ossia le tecnologie digitali sono in grado, mi sto convincendo,
convincendo sempre di più che siano in grado di nascondere il lavoro, cioè più di automatizzare, più di sostituirlo con le fabbriche, le cosiddette dark factory, no? Cioè scure perché non c'è neanche bisogno della luce, che c'è solo un'interazione fra le macchine. In verità, queste previsioni catastrofiche da parte degli economisti, secondo cui quasi il 50% delle professioni sarebbero state sostituite dai robot, non sta avvenendo, non solo, ma le evidenze empiriche ci dicono che in verità sta aumentando il tasso di sfruttamento del lavoro, ed intendo del lavoro vivo, ecco, insomma, della carne delle persone. E questo è quello che appunto hanno un po' messo in luce i rider, cioè di come, grazie anche, questo non solo alle tecnologie, ma grazie anche a una certa retorica, alle piattaforme digitali, cioè quella del cosiddetto lavoretto, del lavora quando vuoi. Ricordo dopo i primi scioperi dei rider, le risposte dei vari CEO erano: ma perché scioperate? C'è, cioè, in realtà questo è un hobby, è qualcosa che si fa nel tempo libero. Ricordo Matteo Sarzana di Deliveroo che raccontava che il suo rider preferito era questo broker finanziario che la sera, dopo aver fatto milioni, insomma, sul mercato finanziario, la sera, tornando a casa, pedalava consegnando pizze, così si teneva in forma. Ecco, in verità, appunto, quello che è successo, altro che flessibilità, altro che autonomia, altro che sostituzione del lavoro. Diciamo, la realtà, quella che raccontano i rider, è di turni di lavoro massacranti, di intensificazione costante della prostrazione lavorativa, di perdita delle tutele, di quelle che sarebbero le tutele riconosciute normalmente ai lavoratori subordinati. E quindi il risultato che abbiamo è quello, come dire, di un lavoro in realtà sempre più precarizzato, e che, come dire, non vede nessun tipo di beneficio rispetto a quello che può essere la distribuzione del benessere tecnologico. Però, diciamo, ci tengo molto anche a sottolineare questo altro aspetto. Come dire, molte di queste pratiche non appartengono soltanto al mondo dei rider. Il senso dello slogan "non per noi ma per tutti" era quello di mettere in evidenza come questo processo di precarizzazione, di nascondimento del lavoro, di crescita sproporzionata delle ore di lavoro gratuito, appunto, non riguarda solo i rider, ma penso che tutti noi, come dire, il tempo che spendiamo su WhatsApp, il tempo che spendiamo, come dire, rispetto a reperibilità, connettività costante, in realtà è tutto un tempo di lavoro non retribuito che sta aumentando a dismisura, ecco, insomma, per tutti noi, così come sono sempre di più il numero di persone che si trovano ad aver a che fare, come dire, con indicatori, algoritmi, obiettivi, di risultato, chiamiamoli come lo vogliamo, che in verità allargano a dismisura il tasso di sfruttamento del lavoro. E questo, come dire, è un mondo che cresce sempre di più e del quale, come dire, i rider sono riusciti a rappresentare una parte nel quale si identificano. Ma non c'è solo questo, cioè non c'è solo questo processo di intensificazione della prestazione lavorativa e di spremitura di ogni, come dire, capacità produttiva che abbiamo, ma c'è un allargamento che va anche ben oltre lo spazio extralavorativo. In questo le piattaforme si distinguono rispetto alle aziende del passato, perché appunto non lo usiamo solo per ordinare la pizza o per andare in vacanza, ma, come dire, anche ora stiamo utilizzando una piattaforma per certi versi, no? E lo utilizziamo quando facciamo dei post, le utilizziamo. E questo, secondo me, mette in evidenza che in realtà, di fianco alla prima fonte normale, tradizionale di sfruttamento del lavoro, ormai ne sta emergendo un'altra, che è legata alla produzione di dati. Questo anche qua non è una novità. Già Romano Alquadi, ai tempi della Fiat, ci raccontava come gli operai non fossero solo produttori di merci, ma anche e soprattutto di conoscenza, no? E oggi questo tipo di estrazione si è diffusa, come dire, a macchia d'olio, per cui se facciamo il conto del tempo che perdiamo a produrre, perché e questo è il senso anche del lavoro digitale, cioè tutte le volte che noi poggiamo il nostro dito sopra al nostro smartphone, fosse anche solo per scorrere il nostro wall di Facebook, noi stiamo producendo
facendo dati che una multinazionale estrae e mette al lavoro a proprio beneficio. Questo ormai accade anche mentre dormiamo. Per esempio, mettete l'orologio che vi calcola la qualità del sonno, nei fatti anche mentre dormite producete dei dati che in un qualche modo alimentano la grande macchina capitalista. E questo, insomma, ecco, è il senso di dove si sta andando. Ma del resto, come dire, su questo basta ritornare ai classici e renderci conto che, insomma, il capitalismo, se non incontra alcuna opposizione, si prende tutto, insomma, anche la nuda vita, ecco. Volevo tornare un attimo da Savino. C'è una domanda che nel tuo testo è ricorrente, la metti a fine di ogni capitolo. Tu scrivi: un lavoratore consapevole di essere sottoposto all'eventualità del controllo a distanza, conscio dell'eventuale demansionamento derivabile da ciò, conscio dell'ulteriore possibilità riservata al datore di lavoro di licenziarlo senza possibilità di reintegra. Quanto sarà naturalmente propenso a denunciare un'ingiustizia, a reagire a un sopruso, a rivendicare per sé e per i suoi colleghi una migliore condizione di lavoro? Il punto, diciamo, è un po' che tutte queste riforme degli ultimi anni hanno messo i lavoratori in una condizione di debolezza totale, no? Li hanno un po' disarmati. Ti volevo chiedere, Savino, dato che tu comunque hai, diciamo, comunque anche un ruolo, un'attività da sindacalista, da attivista in generale. Che spazi vedi oggi per l'azione, per la lotta, per provare a fare qualcosa sia come individui, ma soprattutto come collettività? Io credo che quello che poco fa ci stava dicendo Marco sia di grandissimo interesse e conferma quello che in realtà provavo a dire io in apertura, cioè attorno ai temi relativi al lavoro si consuma una propaganda che è veramente violentissima. Violentissima al punto da negare anche le evidenze più palesi. Cioè fenomeni di sfruttamento profondo che in qualche modo ledono anche la basica dignità della persona, dell'individuo, che vengono in qualche modo presentati come hobby. Cioè io ti sfrutto, io ti distruggo, io ti alieno come mai è accaduto nella storia dell'umanità e ti racconto e racconto all'opinione pubblica che ti sto facendo un favore, che ti sto dando un'opportunità in più. Ora, guardate, questa è una mentalità ed è una propaganda che fa morti e feriti, e ne fa tanti, e li fa anche tra i lavoratori, perché divide i lavoratori, spacca il mondo del lavoro. Noi abbiamo un mondo del lavoro che è in frantumi. Abbiamo i lavoratori autonomi che ce l'hanno con i lavoratori dipendenti, cioè abbiamo i dipendenti che ce l'hanno con i dipendenti privati che ce l'hanno con i dipendenti pubblici. Ci abbiamo quelli assunti dopo il 7 marzo 2015, per cui vale il Jobs Act, che ce l'hanno con quelli che sono stati assunti prima di tale data e che invece hanno un altro tipo di normativa, anche se anche per loro fortemente depotenziata. Noi abbiamo un mondo del lavoro in frantumi, in cui i lavoratori, purtroppo, per via di questa azione di propaganda che non ha avuto un contrasto efficace, soprattutto da parte dei sindacati che avrebbero invece dovuto svolgerla quell'azione di contrasto, noi abbiamo un mondo del lavoro in frantumi. E ciò di cui noi abbiamo disperatamente bisogno è di una visione. Cioè, io questo lo percepisco proprio quotidianamente nel rapportarmi con le lavoratrici, con i lavoratori che rappresento. Cioè, oggi noi siamo abituati, non dico noi presenti, dico in generale, a guardare al breve termine, a guardare. Ma perché? Perché è la società della sopravvivenza, della sussistenza che ci ha spinto in questa direzione. Manca una visione, manca una visione del modello di lavoro e dunque non c'è una totale e piena consapevolezza dell'inattuazione, del tradimento del disegno costituzionale in questo paese. Quindi io credo che sia semplicemente fondamentale ripartire da qui, perché se noi non ricostruiamo una visione circa il mondo che vogliamo, circa ciò che riteniamo giusto e ciò che riteniamo sbagliato, se non mettiamo, come dire, chiaramente in luce il tradimento che alla Costituzione è stato ordito, non sarà facile mettere insieme i lavoratori. E quando i lavoratori sono divisi, le controparti hanno già vinto. Hanno già vinto, perché se è proprio delle dinamiche relative al rapporto di lavoro, non lo è per nessun altro ambito, quel rapporto di forza profondo, sorretto da un conflitto sociale innegabile, che c'è tra il
il datore di lavoro, l'impresa, soprattutto io mi riferisco soprattutto alla grande impresa, alla multinazionale, è il prestatore d'opera, è il lavoratore. Cioè, il volemose bene è una narrazione neoliberista che non sta in piedi, ci sono interessi contrapposti, c'è un profondo conflitto sociale che è stato completamente depoliticizzato. Noi dobbiamo andare a ripoliticizzare quello spazio, creare delle opportunità di partecipazione democratica reali, concrete, fattive, e mettere insieme i pezzi del mondo del lavoro che sono stati disgregati. Si diceva prima, noi abbiamo un mondo del lavoro precario in quanto sono precari i contratti di lavoro. Abbiamo un mondo del lavoro che è precario in quanto è precario nel quotidiano dell'attività lavorativa. Si è sdoganato il controllo a distanza, si è sdoganato il demansionamento, si è sdoganato il licenziamento illegittimo. Guardate che è una cosa grave. Io tengo corsi di diritto sindacale per sindacalisti. Quando racconto sta roba ai giovani sindacalisti, vedo il loro stupore, cioè non c'è consapevolezza di quelle che sono oggi le regole, per esempio in materia di reintegra in caso di licenziamento illegittimo. Cioè tu hai un giudice che dice che sei stato licenziato in maniera illegittima e questo giudice non ha più il potere di riportarti al lavoro. Guardate che in questo paese è stato legittimato il furto del pane, il furto della libertà. Cioè è accaduto qualcosa di gravissimo ed è accaduto. Non tanto per avere la possibilità di licenziare, perché poi non è, tant'è vero che non è accaduto, ed è uno degli argomenti neoliberisti più ricorrenti, i licenziamenti non sono esplosi, ma non era quello l'obiettivo. L'obiettivo era instillare nella mente del lavoratore il fatto che può essere licenziato in maniera illegittima, che può essere demansionato, che può essere controllato a distanza, con una disoccupazione galoppante che è strutturale, che nessuno vuole abbattere. Perché serve per indebolire l'offerta di lavoro nel mercato del lavoro, cioè i lavoratori. Cioè, in un modello del genere, il rapporto tra lavoro e democrazia diventa veramente difficile. Ed è vero quello che si diceva poco fa. Cioè, il capitalismo ha una grande abilità che invece non abbiamo noi perché siamo rappresentati male. Il capitalismo ha la capacità di cogliere le opportunità delle parentesi emergenziali. Parentesi emergenziali reali o artefatte che siano. Cioè, pensate al lavoro agile, pensate allo smart working, io ho scritto anche di questo. Cioè, lo smart working esiste dal 2017 nel nostro paese, in realtà il telelavoro esiste da decenni prima. Nessuno se l'è mai filato perché alle grandi multinazionali non è mai interessato minimamente conciliare le esigenze di vita di lavoro dei lavoratori. Mai, non è mai interessato. Esplode nella parentesi emergenziale. Perché si coglie quell'opportunità per raccontare il fatto che lo smart working è la risoluzione di ogni problema, sia individuale che collettivo. Abbiamo letto di tutto sui giornali, che lo smart working, oltre a contenere i contagi, serviva per salvare il pianeta dall'inquinamento, per risolvere il problema della mobilità, per lavorare da dove vuoi a quando vuoi. Lo stato sociale si ritrae, ma non vi preoccupate, la soluzione è lo smart working, perché se c'hai il disabile in casa, io ti faccio lavorare in casa e lo puoi assistere in questo modo. Puoi lavorare da dove vuoi, dalla spiaggia, dalla montagna, dal cottage, sei libero. Spazio e tempo di lavoro presentati come catene da spezzare per la nostra emancipazione. Andatelo a chiedere ora ai lavoratori che cosa è diventato il lavoro agile. Niente norme in materia di salute e sicurezza, la perdita di importanti presidi di retribuzione, diretti o indiretti, la perdita delle indennità. La fine degli argini tra il tempo libero e il tempo lavorato, si lavora sempre col lavoro che ti insegue in ogni momento, con strumenti di lavoro e con strumenti personali privati. Questo è diventato. E non è vero che lavori da dove vuoi, perché lo smart worker lavora da casa, non puoi lavorare da dove vuoi, è una fesseria che tu puoi lavorare da dove vuoi. Anche le recenti linee guida in materia di lavoro agile nel settore privato l'hanno messo nero su bianco. Che il luogo di lavoro va concordato con l'azienda. Di smart, gli unici ad essere smart sono stati loro. Sono state le grandi imprese, sono state le multinazionali che, approfittando di un vuoto incredibile di stato sociale, di rappresentanza sindacale, di consapevolezza, hanno fatto un grandissimo affare e purtroppo continueranno a farne perché noi siamo incredibilmente indietro, perché a loro ce l'hanno la visione, non ce l'abbiamo noi. Tornando invece un attimo a te, Marco, tu nel tuo libro parli anche appunto di tutta la tua esperienza in Riders Union Bologna e spieghi come diciamo, l'esempio dei Riders sia quasi qualcosa che stupisce, nel senso che quella è una categoria di lavoratori cosiddetti inorganizzabili, no? Ovvero quei lavoratori che è molto difficile per tutta una serie di ragioni
che si uniscano e che costituiscano un'organizzazione per lottare per i propri diritti. E nonostante questo, invece, prima a Torino, poi a Bologna e in generale, in realtà, su scala europea, mondiale, ci sono stati, insomma, dei tentativi di lotta, di ribellione nei confronti delle piattaforme e nei confronti dello sfruttamento che queste piattaforme attuavano. Volevo chiederti, Marco, innanzitutto di appunto raccontare un attimo per chi magari non lo conosce che cos'è stato, che cos'è Riders Union Bologna, e poi vorrei anche sapere da parte tua com'è stato un po' viverlo in prima persona, no? Ma sì, grazie, insomma, della domanda, mi dà anche l'opportunità di condividere questa esperienza. Ma io provo, diciamo, su questo secondo blocco tematico, chiamiamolo così, di discussione, provo a fare un po' l'ottimista, cosa che raramente faccio, perché, insomma, chiaramente sottoscrivo tutto ciò che ha detto Savino prima di me, ma è anche vero che in realtà negli ultimi anni abbiamo assistito, come dire, anche a qualche esperienza positiva, diciamo così, da questo punto di vista, e che, insomma, per completare anche il quadro della riflessione, vale la pena, insomma, sottolinearla, rifletterci sopra, renderci conto. Questo non riguarda soltanto Riders Union Bologna, chiaramente, che in realtà è un microframmento di una galassia ben più ampia. Insomma, il movimento dei lavoratori rider in realtà è stato un movimento internazionale, è un movimento internazionale. Stessa cosa, insomma, per gli autisti di Uber. Adesso stiamo vedendo anche campagne di sindacalizzazione di successo dentro Amazon. Stiamo vedendo, insomma, anche esperienze interessanti, sempre di organizing nell'ambito di multinazionali come Starbucks, per guardare, come dire, anche a contesti che non sono quelli italiani. Quindi qualcosa effettivamente mi pare che si sta muovendo anche da un altro punto di vista. C'è, secondo me, anche una crisi per certi versi. Questo sarebbe un discorso forse anche un po' più complesso, ma vedo una crisi dell'aspetto promissorio che è stato anche del capitalismo, cioè c'è un cambio di registro dentro una riflessione che non è più solo quello del vi promettiamo un mondo meraviglioso, ma oggi, come dire, appunto è un capitalismo del disastro, dell'emergenza, no? Voglio dire, quindi non c'è più la grande promessa di successo della globalizzazione, ma al contrario c'è la leva sul come ci salviamo da poi, non solo le ultime, ma in generale rispetto a tutte le sfide sociali e ambientali che, ecco, ci attendono nel presente, nel futuro prossimo ed immediato, insomma, ecco, almeno a che ci dice la scienza. E questi sono anche aspetti sul quale è importante poi riflettere e collegare, perché non possiamo neanche più permetterci di tenere lo sguardo soltanto su alcuni aspetti, ma insomma il lavoro si deve fare, a mio avviso, anche un po' carico, come dire, di sfide che vanno anche oltre quelle che sono magari gli aspetti che più l'hanno contraddistinto rispetto alla tradizione del movimento operaio. Ecco. Per tornare all'esperienza di Riders Union, quello che ha rappresentato per me, beh, sicuramente è un'esperienza fondamentale, prima di tutto per comprendere un mondo come quello del capitalismo di piattaforma, che oggi magari ci appare molto più chiaro rispetto a alcuni aspetti che fino ad ora c'erano celati, prima fra tutti chiaramente lo sfruttamento del lavoro. Però è stata anche un'esperienza, come dire, molto interessante per interrogarsi non solo sulle trasformazioni economiche, ma anche appunto su quelle che sono state poi le pratiche di lotta, diciamo, quelle che possono essere degli strumenti, ecco, dal quale ripartire. Ed ecco, insomma, io credo che ci siano dei terreni che pur appartengono alla storia del movimento operaio che potrebbero essere riscoperti, prima fra tutti quelli del mutualismo, che secondo me è una pratica fondamentale anche nell'ottica delle ricomposizioni di quella frammentazione di cui parlava Savino. Il mondo dei rider sembrava un mondo appunto inorganizzabile non solo per le tecnologie digitali, ma anche per l'alto livello di turnover che c'era lì dentro, per la differenza che c'era in quel contesto, per cui c'era tanto lo studente con il lavoretto quanto il migrante. Come dire, che con i soldi delle consegne ci pagava l'affitto qua e magari mandava anche qualcosina a casa, quindi situazioni molto diverse. In realtà le esperienze di sindacato su questo terreno non sono neanche nate con l'idea, ok, il sindacato, ma così come tutte le esperienze che citavo prima, Amazon, Starbucks e quant'altro, in verità nascono prima di tutto come esperienze di mutuo aiuto, perché
sindacato secondo me non nasce quando, cioè per carità è importante anche farsi la tessera, però non nasce quando si fa la tessera, nasce quando due persone si ritrovano, parlano degli stessi problemi e si rendono conto che quello che condiziona la propria vita lavorativa e non solo, non è una sfiga personale, ma in realtà è un'ingiustizia di sistema e che in quanto tale può essere, come dire, modificata e trasformata se ci si organizza. Questo è quello che è successo nelle piazze delle città, di Torino, di Bologna, anche senza, come dire, nessun tipo di sindacato, cioè lavoratori che si ritrovavano e che parlando via via hanno sedimentato il fatto che, nonostante magari le differenze di colore della pelle, nonostante le differenze di età, nonostante le differenze di provenienza, in realtà erano tutti all'interno dello stesso ciclo di sfruttamento. Ecco. E questo, secondo me, è stato un passaggio fondamentale. Il secondo passaggio fondamentale è stato, secondo me, anche rendersi per certi versi conto che nell'economia di oggi, mettiamola così, i rapporti di forza tra lavoro e capitale non sono sempre agibili, o almeno nel contesto delle piattaforme digitali non c'era neanche, essendo lavoratori autonomo, neanche la possibilità di formare formalmente un sindacato, ecco, no? Cioè, sono dei settori nel quale esiste delle tutele, ma in realtà, e questo non parlo solo dell'Italia, sono 2/3 lavoratori del mondo che lavorano in condizioni totalmente informali, ecco. E quindi in questi contesti, secondo me, l'intuizione che è stata il movimento The Rider è stata quella di insomma, uscire da una dinamica solo lavoro e capitale, di provare a far leva, come dire, in questo senso, sul ruolo che lo Stato ha in termini di regolazione dell'economia e di arbitro, mettiamola così, di queste vicende. E questo, secondo me, è stato un elemento aggiunto, cioè la lotta per il riconoscimento, in questo senso, ha consentito non solo avanzamenti sul piano formali e dei diritti, ma anche dal punto di vista della coscienza, mettiamo così. Tutto ciò per dire che, come dire, senza chiaramente dismettere tutto quello che è l'apporto delle lotte per la redistribuzione, che sono quelle, come dire, che per certi versi fanno capo all'articolo 3,2 della Costituzione, ma chiaramente la mia impressione è che bisogna aggiungere di fianco alle lotte per la redistribuzione le lotte per il riconoscimento. Che sono ad esempio le lotte che hanno portato avanti i rider, che sono le lotte che portano avanti i lavoratori informali, che sono le lotte che porta avanti anche larga parte del mondo precario, la cui posta in gioco non è soltanto la possibilità di avere accesso alle tutele, ma anche di avere possibilità di avere accesso a una cittadinanza sociale, mettiamola così, in senso ampio, quindi un rapporto che, come dire, non riguarda solo il datore di lavoro, ma riguarda poi la società nel suo insieme. Ecco, io credo che se allarghiamo un poco lo sguardo, oltre, come dire, quegli ambiti più classici e tradizionali, vediamo che c'è questo tutto un filone emergente che, secondo me, è un importante linfa vitale al quale bisogna, dal quale, secondo me, bisogna attingere, appunto, non per mettere, adeguare, come dire, quello che è il movimento del lavoro a delle sfide che sono, come dire, epocali, di natura ambientale e sociale, che ormai, come dire, fanno parte del presente e sul quale è urgente attivarsi. Esatto, c'è cioè sicuramente moltissimo lavoro da fare. E poi, come dicevi tu, Marco, forse il sindacato inizia davvero non tanto quando ci si fa la tessera, anche se certamente anche questa è una cosa importante, ma quando mi viene da dire ci si riconosce nell'altro, no? Cioè quando si capisce di star condividendo lo stesso destino e di star soffrendo delle stesse problematiche. E forse bisognerebbe partire proprio da questo lavoro di natura un po' più culturale per arrivare poi a costruire appunto dei nuovi spazi di lotta e per provare ad opporre resistenza contro le nuove e le vecchie anche forme di sfruttamento di cui abbiamo parlato. E niente, detto questo, io vi ringrazio tantissimo per esservi prestati a questa intervista, per essere stati con noi e saluto anche chi ci ha ascoltato e ci rivedremo sul canale di Del Sottosopra. Grazie mille a tutti. Grazie, Grazie a grazie mille a voi. tutti voi.